E what a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Devil Within 2. Bene ragazzi, la volta scorsa dopo aver sconfitto per ultimo un boss veramente agghiacciante, oserei dire, qualcuno di voi mi ha pure detto che quelli successivi saranno pure peggio, quindi e vai, proprio incoraggiamento a go go, vai giocherina. Direi di non perdere più tempo di proseguire, adesso andremo ad aggiornare Kidman a quanto pare e poi vedremo cosa ci tocca fare. Pronto? Merda, Pronto? forse fuori avrò segnale. Niente da fare, quindi non. Ok, non aggiorneremo Kidman a quanto pare. Esci dal municipio. Io direi di guardarci un attimino intorno prima. Anche se mi sa che qua c'ero già stata, per cui va bene. Il nostro attuale obiettivo, ragazzi, è di uscire dal municipio. Bisogna vedere se riusciremo effettivamente in questa impresa, perché ho veramente un pessimo presentimento. Là c'è un'erba, guarda caso, devo rifarmi tutto il giro. Qua c'erano anche altre robe, un fusibile, della polvere da sparo, meraviglioso, e la siringa, che ovviamente non posso prenderla perché ne abbiamo già abbastanza, per cui prendiamo questa erbetta qua che ci aspetta così paziente. Non ci resta, ragazzi, che aprire quest'altra porta e vedere cosa ci attenderà dietro la porta numero 2. Ragazzi, ne siete andati tutti alla festa senza di me. Perché non mi avete invitato? Dico io, no? Un po' più di educazione. E invitare il vostro amico Seb. Non capisco perché mi escludete così tanto. Va bene, adesso ci sono le Non scale, posso ragazzi. credere che abbiano usato Lily come una cavia da laboratorio. E poi mandano me a sistemare il loro casino. Sì, È ma. uno scherzo di cattivo gusto. Seb, con chi staresti parlando effettivamente? So che qua ci sono io, ci siamo noi, eccetera, però se non ci fossimo noi, no, con chi diavolo staresti parlando? Non so se è di qua che devo andare, sinceramente. Ma quella è una madunina. Io la vado a prendere, io la vado a prendere, mi prendo la smadunina e mi prendo la chiavicina. Eccola qua, eccola qua. E dov'è che devo andare? Seguo le luci, seguo i lampioni questi, mamma mia, che come illuminano la strada. Ok. Ah, sì, ok, qua da dove sono entrata, se non erro. Perfetto! Allora, io me ne vado. Io me ne vado, ragazzi, eh. È stato un piacere. Grazie. Dannazione. Quel bastardo ha ancora Lily. E Sì. io sono al punto di partenza. No, siamo nella merda, direi. Contatto col soggetto ristabilito, operatore Kidman. Era ora. Connettilo. Sebastian. Sebastian, ci sei? Kidman. Finalmente. Stai bene? Ho perso di nuovo lo psicopatico. Ho attivato l'emettitore. Credevo di averlo rallentato. Ma è fuggito. E ha Lily con sé. Deve essere così spaventata. Devo trovarla prima che le faccia qualcosa di terribile. Sono vicino. Non Lo ne dubbi. sento. Vogliamo trovarla tanto quanto te, Sebastian. Sì. Già, ovviamente. Non volete che il vostro prezioso esperimento fallisca. Sarebbe una vera tragedia perdere tutto quel tempo e denaro. Parlavo a titolo personale, non per la Mobius. Passato molto tempo con Lily durante i test. È una brava bambina. Non voglio che soffra. So che è terribile, ma ho fiducia in te. Resta concentrato, così potremo salvarla. Insieme. Sì, ok, hai ragione. Grazie dell'incoraggiamento. Non c'è di che. Ora devi capire dove l'ha portata. Ah,
ha detto di chiamarsi Stefano. Stefano, ricevuto. Vedo cosa riesco a scoprire e lo invio alla tua stanza. Ok. Nel frattempo parlerò con O'Neill. Forse può aiutarmi a trovare quel pazzo. Buona idea. Fammi sapere se posso aiutarti. E... Sebastian. Sì? Buona fortuna. Grazie. Devo scoprire dove l'ha portata. Già sapevate in che cosa mi stavate mandando. Beh, un'idea ce l'avrei. Oddio. Non si sta certo nascondendo. È come se mi stesse provocando. Beh, se è la guerra che vuole, l'avrà. Devo capire come raggiungerlo. Così si parla, Seb. Di nuovo? O'Neill, sono io. L'emettitore di campo stabile è di nuovo online. Sì, sono stato io. Hai trovato il nucleo e stai tornando qui. No. Mi spiace, è ancora in balia di quel pazzo. Ma penso di sapere dove è andato. Già, lo vedo anch'io. Rilevo di nuovo il segnale, ma dal teatro, dall'altra parte della città. Bene, immagino di dover tornare nel midollo. Avrò bisogno che tu mi indichi la strada. Ci penso io. Pare che l'emettitore abbia reso più stabili alcuni passaggi. Bene. L'uscita D5 sembra la più vicina al teatro. Non ho idea di cosa troverai laggiù, quindi fa attenzione. A questo punto niente potrebbe sorprendermi. Beh, ne ho viste di cose assurde. Ok, siamo appena entrati nel capitolo 6 e si chiama A Caccia. Andiamo a caccia, Seb. Trova l'uscita D5 passando dal midollo. Senza dubbio... Non mi ricordo se effettivamente per avere accesso al midollo è necessario andare di qua. Controlleremo, sì, controlleremo. Sì, mi sa che era di qua comunque. Oh, ma qua c'è tizia Joy che ci aspetta. Direi di andare a farle una visitina. Micio, amore, ma grazie. Mi ha lasciato del mocciolo. Dove sei? Ah, sei lì. Oh, ho 3 chiavi, ragazzi. Non ero consapevole della cosa. Ok, perfetto. Ne ho preso i colpi per fucile a pompa. Qua che cosa abbiamo? Parti di armi. E qua invece... Ammazza, 5.000 moccioli. Era grande, tizia Joy. Era grande. No, ho di nuovo sbagliato. Minchia, continuo a premere per andare indietro. Allora, a questo punto direi, ragazzi, di concentrarci un pochino sul recupero, almeno di comprare questo. Aumenta la quantità di salute recuperata usando gli oggetti di cura. Direi, ragazzi, a questo punto di comprare questo. Accelera il recupero dell'energia, che anche può servire. Questa cosa mi interessa, ragazzi. Non l'ho comprata fino ad ora. Permette di eseguire uccisioni silenziose dalle posizioni di copertura, che può essere utile anche questo. Allora, con R1 attivi la copertura e con X si può eseguire una uccisione silenziosa quando appare l'icona. Ah, io pensavo si trattasse anche di quando si è tipo all'interno dei cespugli e cose del genere. Vabbè, perfetto, ragazzi. Direi che per oggi può bastare così. Direi di tornare da dove siamo venuti, salvare la partita e finalmente, ragazzi, senza perdere più tempo, addentriamoci nel midollo. Quindi quello che ci interessa adesso è l'uscita D5. Spero che il transito non risulterà essere troppo difficile e troppo pieno di ostacoli, sinceramente. Stiamo per uscire, perfetto. Accediamo. Perfetto, siamo tornati qui effettivamente, ragazzi. Cioè, da dove eravamo entrati per accedere al municipio. Cos'è qua? Ah, c'è un agente Mobius morto, perfetto. Niente di così eccezionale, insomma. Allora, uscite. Deve essere il passaggio di cui parlava O'Neill. Ah, e perché adesso si è aperto così magicamente? Uscite di 5, 72 e 8. Vabbè, quella che interessa a noi è la prima, ovviamente. Per cui speriamo che, ripeto, non sia troppo difficile arrivarci. Lily. What the hell? Questo posto mi sta facendo impazzire. Siamo in 2, Seb. Allora, qua possiamo cercare di entrare.
Ok, ci sono. Ecco fatto. Way! Queste porte ormai sono un gioco da ragazzi per noi, Seb. È vero, Seb? Ho sentito dei rumori bruttissimi. Seb, va bene. Apriamo questa super cassa della Mobius. Sperando che ci sia davvero qualcosa di utile all'interno. Quante cose sbrilluccicose. Allora, parti di armi e un po' di mocciolo, mille, che può fare sempre comodo. Ecco fatto. Allora, ho perso fin troppo tempo. E mi sto irritando adesso perché voglio la. L'ho sentita. Minchia, c'era bisogno di fare tutto sto casino per uno che ne ho ammazzato. Su via, ragazzi, era nascosto dietro la porta. L'infamone. Aveva dei colpi, se non sbaglio, qualcosa. Oh, ah no! Mi ha ampliato la sacca! E vai, per la pistola che non uso praticamente mai. No, vabbè, praticamente mai no, però la uso meno tipo del fucile a pompa. Allora, qua abbiamo delle parti di armi. Abbiamo una siringa che non potrò prendere, ragazzi. Stanno spargendo siringhe proprio come se fossero caramelle. E io non posso mai prenderle perché ce l'ho piena la sacca. Non mi fate sorprese. Proprio invitante sto posto. Ripeto, non mi fate sorprese perché io le odio. Cioè, perlomeno quando. Io odio le sorprese, ragazzi, quando me le anticipano, capite? Perché io, essendo una persona molto impaziente e molto curiosa, tra l'altro, se uno mi dice in anticipo, oh, ti devo fare una sorpresa, è una cosa che odio, perché una sorpresa è una sorpresa, non si deve anticipare. Ergo, visto che vi sto sentendo, non mi fate sorprese, perché lo odierei, capite? È semplicissimo il concetto. Non stanno tanto bene questi. Eeeh, ragazzi, che fate? Ci si diverte? Mori, mori. Ecco fatto. Wow, gli è saltato il collo. Ammazza che schifo. Fanno proprio schifo questi ragazzi. Questi nemici sono veramente disgustosi. No, mi spiegate perché un nemico morto dovrebbe lasciar cadere tipo una, come si dice, un'ampollina di polvere da sparo? Non ha senso. Cioè, da dove gli esce? Dal culo? Non lo so. Vabbè, fatto sta che devo imparare ad usare più spesso la pistolazza. La pistolazza. Ci proverò. Proverò ad usare più spesso la pistola. Perché se no, qua i colpi per fucile a pompa, magari i ragazzi mi finiscono in momenti, sapete, più importanti. Per cui adesso scenderò queste scale per vedere dove mi vogliono portare. Corri un po' a Seb, perché se no qua mi sa che non ci spicciamo manco dopodomani. Ah, non si scende più, che strano, pensavo di andare più giù. È permesso? Boh. Oddio! Che diavolo è questa roba? Non lo so, però fa abbastanza schifo, sinceramente. Non lo toccare, non lo toccare. Ah, minchia. Se ci cammina sopra, ragazzi, ci rimane tipo impantanato. Oddio. Oddio. Oddio, no. Sto posto non è pieno, ragazzi. E se mi dovesse uscire qualche nemico, starei nella merda davvero, eh. Mamma mia, ma cos'è sta roba? E là, ragazzi. Che paura. Wow. Ma che c'è, un effetto elettromagnetico? Oh merda, pazza! Una società segreta ha rapito Lily e inscenato la sua morte. Ti rendi conto che è una follia? Ma è vero! Perché non vuoi capire? So che è dura da accettare, Myra. Ma la nostra piccolina non c'è più. Ma ne ho le prove! Guarda! Myra, sei ossessionata. Hai bisogno di riposo. Devi imparare ad accettare. No, non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Myra. Ah, ho preso la diapositiva. Avevi ragione.
E tu che l'hai dato della pazza? Zuh, Seb, come hai potuto? Perché ora vedo queste cose? Non lo so. Non so risponderti su questo quesito, Seb, sinceramente. Allora, qua non c'è più niente, direi di passare dalla porta. Cos'era? Che cosa? Cos'era? Non lo so. Io ci devo entrare lì. Ah. Oddio. Oh, non avrei intenzione di fare la stessa cosa con me, mi auguro. Gigantesca. Forse posso aggirarla. Dire che sono atterrita credo sia dire poco, ragazzi. È veramente indescrivibile. Indescrivibile, ragazzi. Merda. Sì, ma come devo fare? Oh merda, oddio, come faccio ad aggirare quel coso orribile, schifoso? Oh no, mi ha visto! Oddio, mi ha visto! Oddio, mi ha visto! Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Ah! Ho sbagliato! Sali, Seb! Oddio, no! Come faccio adesso? No! Che non so come aggirarla, ragazzi. Sinceramente. Ma scusa, ma... No, vabbè. Me ne vado. Tipo di qua, se riesco. Oh, porca vacca, passa, Seb! Oddio, è impossibile. Cioè, oh merda, ecco. Impossibile, raga. Devo andarmene da qui. Ma dai, davvero? Io avevo voglia di restare, guarda un po'. Oddio, santo. È stato orribile, va bene? Orribile, anche perché non ho capito il modo per aggirarlo effettivamente. Quindi sembro ancora più stupida. Ok, diciamo de sì. Io vorrei tanto prendere questa cosa che c'è qua dietro. Ok. What the fuck? Ti sembra di aver già visto questo oggetto, ma non riesci a ricordare dove o quando. In ogni caso ti piace. Questo è il pupazzo tipo di Fallout, se non sbaglio, ragazzi. Pazzesco, ma perché è qui? Vabbè, poco ci importa, direi di proseguire. Porca vacca pupazza! Oh no! Oddio, è incavolato! Ah! Oh, ma è molli? È molla! Oddio santo, corri Seb! Corri come se non ci fosse un domani. Oddio, è stato così semplice, mi sembra strano. È strana sta cosa, Seb, non ti... questo posto dovesse essere stabile. Sì, certo. Super stabile, oserei dire. Allora, di là non si va, per cui... uscita di 5, di qua. Perfetto. Comunque, davvero, ragazzi, non ho mai visto niente qualcuno di così orribile. Qualcuno si sta godendo lo spettacolo. In che senso? Ah, ci sono pure le telecamere. Grande, osservano tutti i miei passi. Grazie! Ti stai divertendo a vedermi soffrire? Guarda questo! Al diavolo! Ecco! Ta-da! Permesso? Che cosa c'è qua?
del midollo. Interessante, davvero molto interessante. Sì, sì, mi serviva sicuramente sapere questa cosa. Ok, prendiamo questi che ci fanno sempre comodo. Prendiamo l'erbetta, qua possiamo aprire qualcosa, sembrerebbe di no. Le parti di armi le abbiamo prese, per cui direi che non ci resta che uscire. Tada, qua c'è qualcos'altro? Sembrerebbe proprio di no. Sì, il simbolo sulla porta sembrerebbe essere molto invitante. Cosa c'è che non vedo? Che c'è il muro? Ah. Ok. Qualcuno mi sta osservando. E quindi è stato qui un attimo prima di te? Lily. Stavano raccogliendo dati su di lei. Non muoverti. Sei della Mobius, giusto? Silenzio! Oh! Non una parola. Calma. No, infatti. Mi manda Kidman. Sono qui per aiutarvi, ok? Mi chiamo Sebastian Castellanos. Menti. Sebastian Castellanos è morto. Cosa? Sì? No. Chi te l'ha detto? Adesso girati. Lentamente. Perché non posso vederla in faccia? Ah, è la tipa. Sei Yukiko Hoffman. Come sai il mio nome? Te l'ho detto. Mi hanno mandato a cercare mia figlia Lily. Il nucleo. Ti sto dicendo la verità. Lo so. E allora che mi punti? Come? La pistola contro. Nessuna microespressione o esitazione. Nessuna ripetizione. Ti ho guardato e dici la verità. Ah, ok. Questa sì era giusto. Tipo psicologa. La psicologa della squadra. Sfrutto le mie abilità per sopravvivere. Combattere non è il mio forte. Sembra una cosa comune da queste parti. Scusami per la pistola. Tranquilla, dai. E così ora mandano anche liberi professionisti. Significa che le cose non sono migliorate. Hai trovato altri membri della squadra? Oddio. Sì. Ma l'unico ancora vivo è O'Neill. Liam è vivo. Bene. Ha fatto progressi con la stabilizzazione. L'emettitore è attivo, ma questo posto sta andando a pezzi. E credo che la causa sia quel pazzo che ha rapito Lily. Se ne va in giro per Union manipolandola a suo piacimento. Confermerebbe la mia teoria. Non è solo una disconnessione del nucleo. Noi psicologi non amiamo abusare del termine pazzo. Ma in questo caso è esatto. Solo un individuo clinicamente pazzo potrebbe condizionare così lo stemma. Bene. Un psicopatico che usa Lily per amplificare il suo potere. La cosa peggiore che potesse succedere. E vai! Sei tu la strizza cervelli. Qualche idea per sconfiggerlo? Gli psicopatici sono asociali, non provano empatia e hanno tendenze sadiche. Ma il tratto comune più frequente è l'egocentrismo patologico. A loro non importa degli altri, ma solo di se stessi. Sai se c'è qualcosa di importante per lui? Sì. Si crede una specie d'artista. Non parla d'altro. Allora forse il modo migliore per attaccarlo è attraverso l'arte. Distruggere qualcosa a cui tiene potrebbe fargli abbassare la guardia. Lo terrò a mente, ma prima devo riuscire a trovarlo. Già. Si è nascosto nel teatro. Ok, allora uscita di 5. È proprio qui, nella stanza a fianco. Sincronizziamo i comunicatori per restare in contatto. Controllo di nuovo i miei dati e cerco di capire meglio cosa sta succedendo. Ho la sensazione che ci sia dell'altro. In ogni caso, non sarà facile affrontarlo. Sentiti libero di prendere quello che ti serve. C'è qualcos'altro? Hai detto che credi ci sia dell'altro? Ho studiato l'incidente del beacon in modo approfondito per evitare un altro disastro del genere. In quel caso, l'elemento di disturbo era il nucleo. Ma persino allora l'ambiente era relativamente intatto.
Stavolta c'è qualcosa di molto strano. Che vuoi dire? Le creature. Il disfacimento di Union. L'interruzione totale delle comunicazioni con la Mobius. Sembra troppo per una sola persona. Anche con i poteri del nucleo. Ha parlato di qualcuno. Un'altra persona che voleva il potere del nucleo. Potrebbe significare... No. Sarebbe terribile. Cosa? C'è solo una cosa che potrebbe essere più potente di uno psicopatico. Due psicopatici. Ma devo fare qualche ricerca prima di confermare questa teoria. Ok. Psicopatici? Se la Mobius sa che i pazzi sono un pericolo per lo STEM, come ha fatto a entrare? Non ne ho idea. Tutti vengono sottoposti a test psicologici prima di entrare nello STEM. E controllavamo tutto da qui, in segreto, per segnalare il minimo sintomo di instabilità mentale. Si vede che avete fallito. Storto. Purtroppo la psicopatia e la sociopatia sono estremamente difficili da diagnosticare. I psicopatici tendono ad essere scaltri e molto intelligenti. Sono consapevoli della propria condizione e sono in grado di nasconderla. Il fatto che questo tizio sia riuscito a ingannarci è decisamente abile e conscio di sé, in modo disturbante. Grande. Quindi i test hanno tenuto alla larga solo i pazzi più deboli. Mi sento responsabile per quanto è successo. Ho supervisionato i test. Quindi se tutti pensano che io sia morto, anche Lily penserà che io sia morto, vediamo. Lily mi crede davvero morto? O era solo parte del tuo test della verità? Mi spiace darti questa notizia, ma lo pensa. Lo credevo anch'io, fino a un minuto fa. Ma in tutti questi anni ho imparato a prendere con le pinze quello che dice la Mobius. È stato subito chiaro che dicevi la verità. Perché fare una cosa del genere? Per che razza di mostri lavori? So che è ingiusto, ma considera una cosa. Per Lily è meglio crederti morto, piuttosto che saperti vivo e non poter stare con te. Già, forse. Ma come reagirà quando la troverò? Non temere. Quando ti vedrà, crederà ai suoi occhi. Bueno, se lo dice la psicologa, mi fido. Ok, comunque abbiamo trovato... Ok, un altro rifugio e un altro membro importante della Mobius, ragazzi. Allora, raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere. Qua abbiamo l'accesso per Tiziana Joy. Qua abbiamo la macchinetta del caffè. Un super mocciolo rosso. Un kit medico. Cioè, ho preso adesso la polvere da sparo, ma qua c'è il kit medico. Ci sono due siringhe che adesso non posso prendere, però almeno sappiamo che sono qui. Che dire, raga? È strana sta cosa, è strano tutto. Io lo dicevo dall'inizio comunque che qualcosa puzzava di più. Ci hanno mandati qui, sapevano che ci stavano mandando in un posto, ragazzi, allucinante. Non ce l'hanno detto. E ci sono cose nascoste che non sappiamo ancora. Ui, lavoro da detective, grande. Candidati per il nucleo. Hoffman per ulteriori test. Bene, d'accordo, direi di salvare e di andare, ragazzi, all'uscita di 5. Sinceramente veramente non so cosa aspettarmi, cioè è sempre la solita storia, non ho la minima idea di cosa potrebbe mai succedere. E questa è una cosa buona in un gioco, ovviamente, perché ti lascia col fiato sospeso, sapete? Quindi direi che ci dirigeremo verso il teatro. Eccoci qua. Usciamo, ragazzi. Ci siamo. Post Plus. Eccoci qua. Ovviamente anche questo è un rifugio. I dardi non possiamo raccoglierli. Le parti di armi sì, però. Ok. Parti di armi superiori, grandioso. Ah, minchia. Sono uscita dal... Ah, c'è un punto di risonanza qui. Pensa alla chiave. Vediamo un po'. Cazzo. Un
Bene, quindi a quanto pare non so se si riferirà al mostro che abbiamo visto poco fa. Quindi le armi normali probabilmente non bastano. Che gioia immensa, vero? Io direi che rientrerò un attimo nel rifugio, ragazzi, perché non pensavo di uscire così e di dare un'altra occhiata. Allora, qua cosa abbiamo? Polvere da sparo, e qua abbiamo proiettili per pistola. Perfetto, qui c'è la macchina del caffè. Ok, minchia, mi fa prendere sempre un colpo sta cosa. E parti di armi, perfetto. Direi di approfittare, salvare anche qui e di uscire. La musica non è per niente incoraggiante in questi istanti, però vabbè. Ok, siamo fuori, Ok, ragazzi. al teatro. Sto arrivando. Oh no. C'è uno di quei mostri, ragazzi. Io lo odio quel mostro lì. Perlustra il teatro. Ma io lo odio quello, uffa. Io lo lascio lì. È grosso sto posto, eh. Ok, il teatro è qui. Qua cosa abbiamo? Una bottiglia. Allora, se stai fermo lì così, guarda, stai fermo. Sì, col cavolo. Non ci riuscirò mai. No. Cioè, ragazzi, avete appena assistito a come Giocherina può sprecare un colpo su un soggetto che era in quel momento fermo. Sono veramente impareggiabile in questo, su come sprecare i colpi. Potrei fare dei tutorial su come avere una mira di merda. Ragazzi, è stato un piacere, ma mi sa che io me ne vado al teatro, eh. Non so se posso entrare. Che diavolo significa questa roba? Merda, lì dentro c'è Lily. Ok. Non hai apprezzato l'esibizione della mia bellissima Obscura? Per niente. Forse questa ti piacerà di più. Senti. Qualcuno mi aiuti! Sto preparando il mio capolavoro, ma tu non sei degno di Ah, vederlo. pure. Non finché non impari a rispettare la mia arte. Io la rispetto. Ascolta le loro urla, l'eco del mio lavoro. Rispettare la sua arte, eh? È ora di mettere alla prova le teorie di Hoffman. Ah, ok, quindi devo trovare. Ah, siamo appena entrati nel capitolo 7, grandioso, passione per l'arte. Devo trovare le due opere d'arte di Stefano. Wow. Ok, meraviglioso. Mi sa il come per cercare. Le devo distruggere quindi? Sì, le devo distruggere e sono tutte dall'altra parte della mappa. Scusate, scusate. Se disturbo le vostre attività. Oh. Che cazzo? La fiera del putrido qua. Ragazzi. Oh merda. Mira questo, Seb, la concia di tua ermana. Forza, forza. Ecco, scarica. Avanti il prossimo. Ah! Madonna. L'ho fermato prima che potesse. Che cavolo. Prima che potesse colpirmi, ragazzi, è stato meraviglioso. Ah, ce l'hai fatta anche tu allora. Su, via. Quanti ne devono uscire adesso? Aspettate. Sì, stai zitto. Vediamo un po' cosa mi hanno lasciato. Bocciolo! Ma questo affare si toglierà dai piedi o che cosa? Perché, cioè, io avrei bisogno di passare effettivamente. Oddio, di nuovo lo spettro? No, per favore. Ok, non, mi sa che non posso passare, ragazzi. Mi sa che... Ah! La concia è tua madre! Vete la merda! Avevo immaginato. Tu sei cattivissimo, vero? E anche tu sei cattivissima, vero? Zitta! Ah! Fa sempre ridere. Sì, allora. Polvere da sparo. E tu che cos'hai per noi del mocciolo? Hai visto che siamo passati lo stesso? Vaffan... Minchia, un'altra risonanza. Oh merda, dovrei aiutarlo, Qualcuno è effettivamente. in pericolo. Minchia! È un altro di quelli! Ma che davvero? Un altro di questi grossi!
così, non come boss, ma come semplice nemico. Ma che davvero sta da dire? E mori, vaffa, eh? C'è qualcun altro pure. No, raga, no, 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 no. Madonna, ragazzi. No, no, no. Non so se ci stiamo rendendo conto di questa cosa, Che me l'hanno messo come nemico semplicissimo. Raga, io sono senza parole, no, serio, Sono senza parole, va bene? Posso essere senza parole? Non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero, cioè, perché comunque sì, è stato un boss, ma non mi aspettavo di rivederlo come... come nemico così, cioè per la strada. Sì, sì. Allora, dov'è che devo andare? Su. Allora, se continuo ad andare dritto dovremmo esserci. Perché c'è sta fuga generica di ratti? Tu muori così. Ma, madonna, oggi è su Giuseppe e Maria. E dovete dare una calmata. La conce tua madre. Aspetta, 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 che siamo troppo vicini. Siamo troppo vicini e io il bacetto non c'ho proprio intenzione di dartelo, scusane. Ecco, pure a te. Sì, sì, sì. Madonna santa. Perfetto, madonna, ma qua è una fogna generica. Pieno di ratti. Direi di usare una siringa. Oh, perfetto. Qua abbiamo qualcosa. Parti di armi. Un tubo. E questo niente. Rompiamo queste. Ok. Se mi deste dei colpi sarebbe molto più bello. Però fa niente. Lo darò per buono. Ok ragazzi, dovrebbe essere qua dentro di regola. Ma come faccio ad entrare? Bella domanda. Non lo so. Continuano a uscire risonanze qua. Se riuscissi a raggiungere il... Sì, il corazzato, il corazzato. Vabbè. Prendiamo questo, prendiamo questo. Qua non c'è altro, mucchi di cadaveri così totalmente random. Questi posso spaccarli. Perfetto, c'era solo quello. Ok, parti di armi. Ah, questo è quello che mi serve, mi sa. Aspetta un secondo, è davvero quello che mi serve. Sarebbe meraviglioso poterlo usare. Mi sa che non posso. No, ah, ma che cazzo? Come fai a mancarlo? No, dimmi, sul serio. Ok. Perfetto, abbiamo raggiunto la risonanza. Merda, vediamo un po'. Merda, sono in trappola. Devo andarmene. Volevo solo raggiungere il corazzato e tagliare la corda. Aiuto! C'è qualcuno? Mi sa proprio di no. Oddio, morirò nello stem. Scomparirò dall'esistenza. Mi sa di sì. Scusami, Lawson. Credo che non riuscirò a passare a prenderti con il corazzato. Era quell'altro, ragazzi. Perfetto. Ma scusa, indaga, c'è la chiave qua. Perfetto, trovata. Ah, la chiave del magazzino. Vicino all'ufficio del Post Plus, perfetto. È il corazzato. Ogni che ci interessa. Ogni chiave ha una serratura. Ma dove può essere? Non lo so. Non è la minima idea. Fatto sta che qua, cioè, non ho capito bene. Ecco. Adesso si sta capendo bene. Di nuovo, ma non ce la farò mai quei pochi colpi che ho, Se mi tocca usare per forza questa adesso. Almeno una ventina. So ragazzi che mi costa molto di più, però non ci posso fare niente. Potrei usare anche la balestra, effettivamente. Ehi, son qui, stronza. Merda. Oh, merda. Ok, ok, ok. Proviamo così come l'altra volta. Magari è più utile. Ok, già li ho finiti tanto. Con l'esplosivo, ok, che magari ci può essere più utile. Scusane. Oh, merda. Ah, perfetto. Forza e coraggio, Seb. Ok, te la fai a morire o no? Sì, sì, sì. Ma muori o no? Madre mia. Ma vaffan. Sì, ridi, ridi. Che la mamma ha fatto i gnocchi, ridi, ridi. Ok, mi ha appena salvato la partita. Fantastico.
Gesù, Giuseppe e Maria, quello che mi mancava, avere sempre questo in mezzo ai piedi. Allora ragazzi, dovremmo essere vicino a un rifugio. Direi che mi ci dirigerò subito. Ok, dovrei essere vicino al rifugio, ragazzi. Dovrebbe essere questo coso qui. Ah, questa è quella cattivissima. Ciao, grazie per aver partecipato. Merda. Ciao, anche a te. Grazie per aver partecipato. Merda, ma posso uscire dall'altra parte? Oh, meno male. Pensavo di dover rifare tutto il giro. Abbiamo ampliato, wow, la sacca per il fucile a pompa, ragazzi. Grandioso che era. La cosa che forse mi premeva di più. Prendiamo anche questo. E si esce. Rompiamo un po' di scatole così totalmente a caso. Polvere fumogena. Niente da fare. Parti di armi. Niente da fare. E... ah, porca vacca pupazza. Minchia, di nuovo. Pensi di far ridere, non fai ridere. Ok, non è questo il rifugio. Perfetto, come l'ho detto. Forse posso anticiparli. Sai, mi tocca per forza, minchia. Mi tocca per forza aiutarlo. Ah, minchia, sì, perché forse per sbloccarlo devo aiutare la gente della Mobius, per forza. Ehi, 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 tu! Sì, ti aiuto io. Stai tranquillo. Sta tranquillo, ti sto dicendo. Dobbiamo aiutarlo, ragazzi. Ma dai, davvero? Oh, merda. Cari... oh, è che... ah! Oh, e via! Madonna, se ne accumulano troppi, ragazzi, mi sa che... sarebbe utile usare magari un dardo esplosivo, così esplodono tutti. Oh merda, qua è lunga la cosa, Merda, ne arrivano altre. Che sì, li ho visti. Madre mia. Dai, Seb, muovite. Forza, ok, amico, fa qualcosa. Fa qualcosa, sto fa. Non rompere. Minchia, non basta che ti sto aiutare. Sta pure lì a criticare. Forza, mori pure te. Mori. E mori. Madre mia. Oh, ma che è? Ma tutto addosso a me. Non stavate a cercare lui, scusatene. Tu, dove caspita vai? Ecco qua. Vabbè, sì, me sto a stufare, Mi sto a stufare già. Madre mia. Sì, oh merda, sto per morire, manco me ne sono accorta. Ah, meno male. Madonna, incubo. Dai, scendi e fammi accedere al rifugio, forza. Hai salvato il culo. Sì. Non pensavo arrivassi. Squadra di ricerca, come mai sei qui? Stavo cercando una cosa. E cosa sarebbe? È pericoloso qui. Andiamo a parlare nel mio rifugio. Infatti. Fammi infatti. Strada. Hai ragione. Yeah. Arrivo. Forza, Seb, se magari scatti, magari ci fai un favore a tutti. Grazie. Oh, ecco qua. Permesso. Ecco fatto. Vieni, non possono entrare. Bene. Grazie ancora per l'aiuto. Sono Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, Ho sentito parlare di te. Sei sopravvissuto all'incidente del Beacon. Esatto. Non sono. Lo sanno tutti. Un programmatore dello STEM. So alterare i sistemi di informazione. Sono cose che nessun altro conosce, nemmeno gli altri membri della squadra. Bene. Ma allora sai chi è Lily? Sì, siamo qui per trovarla, ma non abbiamo avuto fortuna finora. È per questo che culo. Sì, ma se non puoi aiutarmi a trovarla, non abbiamo nient'altro da dirci. Buona fortuna. Ti calmi, Ehi, aspetta. Possiamo comunque aiutarci a vicenda. Sarà meglio per te. Senti, qui dentro c'è un sacco di roba che può esserti utile. Prendila come ringraziamento per avermi salvato. Se vuoi sentire la mia proposta, torna a trovarmi. Ok. Perfetto, ragazzi. Direi che per oggi abbiamo visto davvero abbastanza. Mi dispiace non aver proseguito poi tanto nella storia, però insomma. Comunque abbiamo fatto dei passi avanti, direi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Yobdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni.
Ciao!